E ancora? Ragazzi, sparano sull'aereo! Datemi una mossa, finisco in fondo al mare! Andare su, non andare giù. Via! Tieni. Ci è mancato poco, eh? Hanno sparato al mio dannato aereo, Nate. Sì, stiamo bene, grazie. Quanto ci vuole per il Madagascar? Niente tesoro. Non ancora. No, ma che dici? Guarda, siamo ricchi. Cazzo. Beh, è un inizio. E il resto sarebbe in Madagascar. Beh, c'era una sala con un'enorme mappa del Madagascar sul pavimento, perciò... Sì, forse si trova lì. Inizio a pensare che sia una perdita di tempo, ragazzo. Ehi, il tesoro non è mai stato in Scozia, ok? Mi sfugge il senso di tutto questo, perché la croce di Santisma? E come ti ho detto, penso che Avery volesse reclutare uomini. La croce era un invito, le caverne una specie di iniziazione. Quindi abbiamo superato l'esame? Complimenti, Victor. Per te, una benda e un pappagallo. Non capisco. Perché tutta questa trafila per scegliere delle persone? Era per proteggersi. Ok, Avery era l'uomo più ricercato del mondo all'epoca. Doveva trovare gente di cui fidarsi per tenere segreto il loro tesoro. In che senso, loro tesoro? Sì, beh, pensaci un attimo. Thomas Tew era già un pirata di grande successo. Perché mettersi in società insieme ad Avery? Penso che Avery abbia dato le croci solo ai pirati che riteneva ricchi come lui. E se avessero raccolto e nascosto i loro tesori insieme? Al confronto, il carico della Gunsway valeva pochi spiccioli. Esatto. Oh, oh, mica male. Di preciso, in che punto del Madagascar siamo diretti? Kings Bay era un vecchio covo di pirati ai tempi di Avery. Lo conosco, un'area estesa. Nulla di più specifico. Beh, la sala della mappa è completamente crollata, perciò... Chi hai da ridere? I superstiti delle caverne, le reclute, cosa portavano con sé una volta usciti? Qui sopra c'è un vulcano. E c'è un vulcano anche a Kings Bay. Ciò vuol dire che dobbiamo muoverci. E già. Ciao, tesoro. Oh, ciao. Avevo provato a chiamarti. Stai bene? Sì, certo. Perché? Sai, al notiziario hanno detto dell'alluvione. Forse andare in Malesia nella stagione dei monsoni non è stata una grande idea. Sì, infatti. Già, ci ha complicato un po' le cose, sai. Qualche danno agli strumenti, ma nessuno si è fatto male. L'importante è che stiate bene. Quindi iniziate domani? Ah, è rimandato. Tutto. Pare che ne avremo ancora per una decina di giorni. Oh, 10 giorni. Ehi, che ne diresti se comprassi un biglietto aereo? No, no, non è il caso. Va tutto bene, sai. I ragazzi tendono sempre a stare larghi con i tempi. E sono sicuro che serviranno meno giorni.
D'accordo. Non fare le cose di fretta, sii prudente. Sì, certo, come sempre. Senti, scusami, devo andare. Jameson mi sta chiamando. Ok. Ti amo. Ti amo anch'io. Povera Ina. Cosa dicono i satelliti, Victor? Per ora un dannato niente. Ho perso il segnale. Ehi, sai cosa non perde mai il segnale? La carta. Allora, questa strada dovrebbe portarci dritti al vulcano. Forse si ballerà un po'. Iniziamo a muoverci. Ok. Ok. Le 12 torri. Cosa sperate di trovare? Ci facciamo mancare niente. Sulla mappa si notano diverse strutture intorno al vulcano. Avamposti abbandonati, alcune torri di vedetta. Torri di vedetta? Avery era l'uomo più ricercato del mondo. Se si nascondeva qui, non poteva farsi sorprendere. E una di quelle torri si trova alla base del vulcano. E lì c'è il tesoro di Avery. Incrociamo le dita. Ci faccio un giretto in jeep adesso. Spero di trovarci, ma va? Questi giochi di guida, amici miei. Direi di qua, a questo punto. Vedo delle rovine laggiù. Aspetta, vado a controllare. Andiamo a dare un'occhiata alla rovina. Ci ancora molto ultimamente. Ci provo. Preferisco trovare lavori lontano dal computer. Ho parlato con Nathan. Il nostro settore si sta spostando sempre più su. Ora ci sono diversi modi. Sì, certo, ma preferisco parlare ai clienti di persona, guardandoli negli occhi. E non puoi farlo chattando con un tizio sconosciuto che ti fa chiamare Super Antiquario 33. Là c'è qualcosa comunque. E finché che siamo. E adesso per andare di là? No. Eccolo qua. Non può arrivarci dal davanti, ci può arrivare da dietro. Era solo un tesoro, ma faccia pirata. Niente di interessante. Sì, infatti. Sono un cavo di tesoro. Allora? Ah, niente di che. Forza, in marcia. Con la nostra fortuna, quante probabilità abbiamo che il vulcano erutti ora? Zero, è inattivo. È la prima cosa che ho controllato quando abbiamo deciso di cercare un vulcano. Oltre a dove noleggiare la jeep più economica. Sally, mi stai dicendo che hai dato molto delle ricerche? Non puoi essere sempre tu, Sally. Lo definirei il ponte. E forse il ponte sarebbe una bella idea. Incoraggiante. Dai, dai, piccola. Forza, andiamo.
andata. Ti prego, ragazzo, solo non farci cadere. Ehi, senti, solo non correre. Resta al centro. Si fa presto a parlare quando guida. Tranquilli, va tutto bene. Santo cielo. Sempre più in alto. Serve giusto un po' d'acqua per disinfangare i gomme. Siamo troppo piano. Serve più trazione. Piano. No, contrastante. Nathan, le rotte. Ok, ci sto prendendo la mano. Avanti così. Di là non si passa, piano di qua. Di pneumatici, qualcuno è passato da qui. Almeno pulito le gomme, ragazzi. Ehi, lassù, sulla collina. Sembra una torre. Ora si ragiona. Ehi, Victor, di che parlavi con il tizio dell'autonomaggio? Ah, tuo fratello voleva un fuoristrada con Berricello. Hai tirato fuori i soldi per il Berricello, ma hai risparmiato sulle sospensioni. Importante, siamo sullo sterrato. Può piovere, può esserci fango. Scommetto che in questo dannato viaggio non ci servirà nemmeno una moto. D'accordo, reggetevi. Direi di qua. Piano, ragazzo. Sì. Eh sì, se no fa quella. Sempre per la chip economica. Pensi che Avery, Tube e altri grandi pirati abbiano messo insieme i loro tesori e li abbiano portati qui a quel scopo? Chi lo sa, forse per proteggersi. Avevano le autorità britanniche addosso. Già, magari lui ha aiutato gli altri a nascondersi. Ma chiaramente non devo essere nascondito. Allora, oh, c'è Clax, è carino. Allora, direi che appunto di oggi può finire qui. Il vostro liquido è tutto. Vai, vai.